Buon pomeriggio, oggi è un video un po' più articolato. Allora, ho saputo in queste settimane di diversi episodi e ve ne narro solamente due per dirvi quanto vi considero dei coglioni, coglioni tra i medici, coglioni tra gli infermieri, perché non è che poi. Cioè, se tu sei un medico non puoi essere un emerito coglione e c'è poco da andare a segnalare all'ordine dei medici perché questo video ce lo mando io all'ordine dei medici perché tra di noi c'è una grande manica di coglioni e bisogna anche avere il coraggio di dirlo. Abbiamo avuto ministri coglioni, abbiamo avuto ministri medici stracoglioni. Volete che non abbiamo, che non possiamo avere qualche imbecille o qualche bimbo minchia tra di noi? Lo leggiamo tutti i giorni, tra gli scandali nella sanità, tra proprio l'essere imbecilli, perché se tu nasci imbecille, muori imbecille. Allora, porto due esempi. Qualche tempo fa, un sito che non ricordo come si chiama, non me lo ricordo, esorta gli infermieri a colpire non solo me, che sono ancora qua, integra, bensì i miei simpatizzanti. Quindi quel sito lì diceva bisogna colpire la Balanzoni e i suoi simpatizzanti e iniziano a fioccare delle richieste di procedimenti disciplinari a miei colleghi, a presidenti di altro ordine che non è Venezia. E di questa cosa sinceramente mi disinteresso perché cioè, non è un problema mio. Però in un caso sono venuta a sapere che un presidente di ordine, che è un bimbo minchia, perché non è che perché sei presidente di un ordine automaticamente tu sei una persona che non è un bimbo minchia, chiamiamolo col suo nome, bimbo minchia, sostiene che questa persona deve eliminare la sua amicizia Facebook con me. Allora, io posso capire che quando si giocava a Monopoli e eri su Parco della Vittoria e non era tua nella vita virtuale del Monopoli, oppure quando facevi il giro dell'oca e ti dicevano vai, ritorna da capo senza passare da via, rimettiti in coda. Ha più senso. Perché se tu, che sei un presidente di ordine, arrivi a dire ma devi togliere l'amicizia dalla Balanzoni su Facebook, meriti di essere rimandato in terza elementare perché quello è il tuo ambiente naturale, capisci? Presidente di sti cazzi? E mandatela pure a Fnomceo questo video perché questo video io lo mando al ministro. Ma poi ne ho sapute delle altre perché poi tu dici vabbè, siamo in mano dei deficienti e vengo a sapere che persone che hanno espresso giudizi positivi nei miei confronti sono stati esclusi da alcuni convegni, eventi, non so cosa fossero, perché hanno detto la Balanzoni non ha tutti i torti. Allora, questi convegni sono tenuti da personaggi inquietanti e a mio avviso socialmente pericolosi e andrebbero individuati e come tali additati. Allora, chi fa cosa? Cosa fa il medico? Cosa fa l'infermiere? Le competenze avanzate che nessuno ha mai definito? L'esercizio abusivo di professione medica che invece è normato nel codice penale? Non sono cose che voi, manica di imbecilli, potete prendere, plasmare come il pongo e dire: Oh, guarda, oggi abbiamo creato la nuova figura. No, non funziona così. Questo funziona nel giardino d'infanzia dove voi prendete il pongo, lo modellate un po' e dite: Questa è una casa, questo è un castello, questa è una fata, questo è un ranocchio. Ma nella vita reale, giuridica, tutto ciò non avviene. Allora, se questo non è chiaro ai presidenti di ordine dei medici, è qualcosa che sfugge, c'è, perché se no non saremmo ridotti così, ok?
vuol dire che avete un deficit cognitivo che è peggiore di quelli di cui ho sempre parlato, perché se arrivate a dire che chi non mi toglie l'amicizia su Facebook può incorrere in sanzioni, cioè io vi faccio un TSO se vi ho davanti, la prima firma almeno la metto io, capite? Capite quanto siete imbecilli? Parliamo invece degli eventi scientifici. Ora, gli eventi scientifici si distinguono anche qui in eventi seri e in eventi cialtroneschi, che sono la maggior parte, dove di solito gente che non sa nemmeno di cosa sta parlando sale su un palco e va a dire quanto è bravo o cosa ha scoperto o racconta le sue, come posso dire, i suoi aneddoti di cui non frega nulla a nessuno e tutti alla fine le fochette che applaudono. Anche qui, voi pensate di andare a fare un convegno, di fare propaganda, di raccontare le vostre minchiate e poi pensate che la realtà che vi circonda dal punto di vista giuridico sia cambiata? Secondo me no. Perché se fosse così semplice cambiare la realtà giuridica delle cose, non saremmo qua da anni a parlare di cosa possono fare i medici tutto e di cosa possono fare gli infermieri di clinico nulla. Ora, io ve l'ho servita su un piatto d'argento la soluzione, perché vi ho detto, è un anno che sto denunciando ogni irregolarità. Allora, premesso che tu mi togli l'amicizia su Facebook, me ne sciacquo e poi mi mandi 10 verbali con la mail e io li giro ai NAS e per me tu sei un gran figo perché non me ne frega niente di averti amico o nemico su Facebook, a me interessano i documenti, i verbali, mi interessano le prove, le cosiddette prove, ok? Quindi oggi fate questo esercizio, in 2000 toglietemi l'amicizia, così io intanto libero 2000 caselline e poi però, ecco, mandatemi le cose come avete sempre fatto. Ok, questa è la strada giusta. L'amicizia virtuale su Facebook vale come avere 15 hotel su Parco della Vittoria a Monopoli. Bene. Per quanto invece riguarda l'aspetto scientifico, ebbene, abbiamo visto in questi giorni quanto vengono elogiati i medici, ricordiamoci i biologi dello Spallanzani che hanno fatto una scoperta, cioè, che hanno sequenziato il genoma e tutto del coronavirus, bla bla bla. E non ci ricordiamo che queste persone hanno in genere una laurea, che sia in medicina o in biologia, e hanno una scuola di specializzazione, che sia in medicina o comunque altri 4-5 anni, anche i biologi. E in tutto questo ci scordiamo che non possiamo mettere il primo idiota davanti a un microscopio e dire adesso è arrivato il momento in cui tu vedi qualcosa che si muove e dici se è un coronavirus o se è un herpes. No, vero? Però nell'emergenza o nel pronto soccorso il primo idiota che passa lo mettiamo lì a dire adesso tu puoi fare i farmaci, adesso tu se vuoi cosa hai fatto nella vita finora al portantino, benissimo, guarda da oggi tu puoi fare, puoi essere il manager di qualcosa, ma ci rendiamo conto? Allora, siccome le indagini stanno andando avanti e io le mie legnate le tiro nelle sedi opportune, anche perché facendo il consulente tecnico un osservatorio privilegiato, e a me di avere la gente che mi applaude fuori non me ne frega nulla. A me, io voglio che le sentenze dei giudici siano scritte quando c'è di mezzo la scienza in modo corretto. Questo è il mio lavoro. Di avere un amico, 10 amici, 1000 amici o un milione di amici non me ne può fregare di meno. Perché tanto io quello che devo fare lo faccio. Quindi mettetevi bene nell'ottica che a me un presunto isolamento vero o virtuale, che poi si traduce in cosa? Imbecilli. Secondo voi, se uno mi toglie l'amicizia su Facebook, non mi telefona per dirmi: beh, Barbara, che per fare contento l'idiota, ho tolto l'amicizia su Facebook, da oggi parliamo su WhatsApp. Cioè, voi veramente pensate di poter isolare oggi, nel 2020, una persona togliendo l'amicizia da Facebook? Eppure sì, perché a qualche bimbo minchia addirittura lo chiede. Allora io dico, avete presente l'elettroshock? Quella cosa non si fa più, però nel vostro caso probabilmente può essere utile. Infilate le dita nella 220, bagnate e poi vedete se magari
Migliorate perché probabilmente avete avuto un trauma cranico, come si vede in certi film. Se ne hai un altro simile, magari torni normale. Ma secondo me questa gente è veramente deficiente. Non è che lo è diventata, è nata così e quindi morirà così. Questo video sarà girato al mio presidente di ordine, il dottor Giovanni Leoni, e alla Fnomceo. Baci e abbracci della vostra influencer medico. Scusate il rossetto. No, non è questo. Da qualche parte ce l'ha Lancôme. Anche Chanel ha il suo perché, ma in questo caso è Lancôme. State bene?